A Villa Verrucchio non c'è stata partita, San Lorenzo fa l'unplay in 3 vittorie su 3, mentre dopo 2 pareggi di fila il rosanero non riesce più a vittorie in stagione. La partita si mette subito su binario ospite, qui la difesa di casa viene graziata dal fuorigioco di Fusini già al primo minuto. Lo stesso attaccante va alla conclusione 4 minuti più tardi, con la sfera che si accomoda sul fondo. La risposta del Villa è affidata all'esito di Abdiun, ma in questo caso il tiro è da dimenticare, mentre a Scarpellini capita l'occasionissima per lo 0-1, ma il numero 8 pecca di freddezza, ma il gol è nell'area, rimandato solo di un quarto d'ora, quando Svidersky non perdona trovando un Eurogod alla distanza, con la sfera indirizzata all'incrocio dei pali. Con questa occasione si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Villa cerca di rispondere da subito. Questa punizione crea una mischia sotto porta, ma non pervengono deviazioni vincenti, mentre la punizione di Bettini viene bloccata dall'estremo ospite. Ma la manovra torna subito in mano agli ospiti, qui Svidersky schiava la respinta il portiere di casa, ma sulla ribattuta il colpo di testa di Di Biase termina di un niente sul fondo, ma il gol arriva poco dopo. Ancora Svidersky, approfittando di un gentile regalo questa volta alla retroguardia di casa, fredda così Favarelli. 2-0 per il San Lorenzo. Gli ospiti vogliono il tris, la discesa di Fusini non viene premiata a dovere, mentre sul versante opposto il tiro di Bettini viene deviato in corner. Al 23esimo il Villa rimane addirittura in 10 per l'espulsione di Ardillo, che rimedia la seconda ammonizione. Il San Lorenzo si divora il tris a più riprese, ma il tiro di Grego viene deviato in corner, la bandierina invece di Biase di testa mette al lato. Villa che rimane addirittura in 9 uomini per l'espulsione di Orsini. Della conseguente punizione se ne incarica Amaducci sfiorando il bersaglio. Ma non è finita qui. Per il Villa arriva addirittura la terza espulsione. Viene espulso in questo caso Golini, squadra addirittura in 8 uomini. E il gol di Svidersky di pallonetto manda le squadre a questo punto sotto la doccia per lo 0-3 finale.